Buongiorno a tutti ragazzi, con questo nuovo video risponderemo a una domanda frequentissima, ce la state facendo in tantissimi, ovvero cosa succede se, seguendo il nostro consiglio che vi abbiamo dato in uno dei nostri ultimi video, vi siete rivolti a un professionista specializzato, un termotecnico, che ha effettuato l'analisi di fattibilità del superbonus al 110% su casa vostra e dopo questa analisi è venuto fuori che purtroppo non potete godere delle super agevolazioni. Bene, cosa succede se avete sostenuto delle spese, come immagino che sia, per pagare il termotecnico? Cosa succede? Potete comunque recuperare al 110% queste spese? Ecco, vedremo come comportarci. Nel frattempo, come sempre, io vi invito a mettere un ditone alzato al video, un like al nostro canale, seguiteci sui nostri canali social Facebook e Instagram, visitate il sito internet www.easybonus110.it. A tra pochissimo, godetevi il video, ciao! Ben ritrovati amici, io sono Giacomo e insieme affronteremo una casistica che è frequentissima, in tanti ce lo state chiedendo. Come vi ho detto in premessa, si tratta del caso in cui abbiate contattato un termotecnico per effettuare l'analisi di fattibilità energetica. Ovvero, che cos'è l'analisi di fattibilità energetica? L'abbiamo detto in uno degli ultimi nostri video. Non è nient'altro che una mappatura del vostro edificio per capire quali sono quelle opere che vi possono permettere di accedere al super bonus 110%. Ecco, dopo questa analisi di fattibilità, cosa è successo? Beh, il termotecnico ha constatato che purtroppo il vostro immobile non ha le caratteristiche per accedere alle agevolazioni, quindi per esempio non vi permette di effettuare il doppio salto di classe energetica, anche magari effettuando tutti quegli interventi estremamente importanti come per esempio l'installazione di un cappotto termico o una caldaia a pompa di calore, i pannelli fotovoltaici e la sostituzione degli infissi. Bene, immagino che abbiate pagato il termotecnico e in questo caso vi chiedete se la spesa che avete sostenuto per il termotecnico, per la sua consulenza, per l'analisi di fattibilità, può comunque rientrare nel calderone del 110%, quindi per esempio potete comunque portare questa spesa in detrazione oppure cederla con le regole classiche della cessione del credito o dello sconto in fattura proprio nei confronti del termotecnico. Sì, perché io vi ricordo che anche le spese professionali rientrano all'interno della possibilità della detrazione al 110%, quindi per esempio le parcelle del termotecnico, le parcelle dell'architetto, dell'ingegnere, del geometra, addirittura del commercialista che appone il visto di conformità se dovete optare o optate per la cessione del credito. Bene, tutte queste spese professionali possono essere portate in detrazione con la detrazione maggiorata al 110%. Bene, ma a questo punto cosa succede a questa spesa che avete sostenuto ma che alla fine è risultata praticamente inutile perché le vostre opere non potranno essere effettuate sulla base delle agevolazioni del super bonus? Ecco, su questo purtroppo la norma è molto specifica e lo dice chiaramente: non potrete portarvi in detrazione questa spesa perché tutte le spese professionali collegate devono essere collegate alle opere, quindi nel momento in cui effettuate le opere agevolative, quindi gli interventi trainanti e gli interventi trainati di cui abbiamo parlato più volte, a quel punto tutte le spese di progettazione e le spese professionali collegate alle opere principali potranno rientrare nel calderone del 110%. Diversamente, se le opere non vengono effettuate, anche tutte quelle spese che avete effettuato per capire se accedere alle opere, come il caso classico è l'analisi di fattibilità termotecnica, purtroppo non potranno rientrare nel calderone delle spese agevolate, perché a tutti gli effetti non esiste un calderone. Ecco, quindi dovete fare molta attenzione a questo aspetto, dovete valutare bene prima, tenere in dovuta considerazione il fatto che c'è una possibilità che la valutazione del tecnico sfoci in un'impossibilità a effettuare le opere, quindi dovete tener conto che la sua parcella e tutti i costi dell'analisi di fattibilità preliminare possa essere un costo di cui vi dovete far carico, perché purtroppo magari il vostro immobile non ha le caratteristiche per accedere al super bonus, oppure ce le ha ma tutte quelle opere che vengono fatte, seppur ricomprese nella normativa del super bonus, non vi permettono di raggiungere quei requisiti che sono fondamentali per poter godere delle agevolazioni. Ecco, un altro caso molto simile ma che arriva al medesimo risultato è quello che succede spesso in assemblea di condominio, ovvero inizialmente viene deliberata l'analisi di fattibilità, l'analisi di fattibilità viene regolarmente fatta, il condominio paga il termotecnico che ha effettuato l'analisi preliminare, pur in presenza della possibilità di effettuare tutte quelle opere che rientrano nel calderone del 110%, alla fine l'assemblea non delibera i lavori finali per qualsiasi motivo, perché non è d'accordo, perché magari non si arriva al quorum previsto per deliberare.
Ecco, bene, a questo punto, anche in questo caso, non essendo state fatte le opere, quindi non essendo cantierizzate le opere, tutte quelle spese iniziali non possono rientrare nel calderone del 110%, quindi ragazzi, mi raccomando, tenetelo sempre in dovuta considerazione, c'è questa possibilità di dovervi far carico della spesa iniziale se le opere non vengono effettivamente messe in cantiere. Benissimo, spero che questo video sia stato utile, che vi sia piaciuto. Come sempre io vi rimando al sito internet www.easybonus110.it, sul quale vi ricordo che c'è anche la possibilità, compilando il form, di fissare una consulenza con me o con Luca, e insieme cercheremo di analizzare il vostro caso particolare per cercare di venire fuori da eventuali situazioni particolari. Nel frattempo continuate a seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram, commentate, e io vi ringrazio e vi rimando al prossimo video. A presto!